E giriamo pagina e anche toni, perché qui entriamo nel dorato mondo dei matrimoni reali. Ebbene sì, in Inghilterra la principessa Beatrice si è sposato con Edoardo Mappelli Mozzi. È stato addirittura un matrimonio segreto. Pensate, non succedeva da 235 anni, quando pare il figlio di Giorgio III, io non ho controllato questa fonte, si era sposato segretamente con una cattolica. Poi il matrimonio sarebbe stato addirittura annullato. Comunque, questa invece è una storia d'amore di tutto rispetto, e noi cominciamo proprio dalle immagini della loro storia. It's a beautiful night. Che favola! Quanto sei appassionato di questa storia. Sono romantico. L'hai già presentata la nostra Lavinia. Aspettavo te. Ah, meno male. Non mi sarei mai permesso. Sono gelosissima. Lavinia Orefici è qui con noi. Grazie e bentornata. Buon pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio. Bentornata. E abbiamo in collegamento Francesco Vicario, giornalista di Gente. Ciao Francesco. Ed è sempre con noi, perché ormai noi abbiamo aperto questa discussione qualche giorno fa. Ne è nato un acceso diverbio, in modo sempre educato, fra me e Masi, quindi dobbiamo portarla avanti insieme a voi. Intanto, Lavinia, come nasce la loro storia d'amore? Beh, la loro storia d'amore nasce recentemente, però si conoscono da tantissimi anni, perché la famiglia di Edoardo Mappelli Mozzi, la mamma, soprattutto Nikki, era molto amica della duchessa di York tramite il suo secondo marito, questo Christopher Shale, da patrigno di Edoardo, a cui Edoardo si era molto legato. Però poi si sono rincontrati più o meno al matrimonio di Eugenie York, la sorella minore di Beatrice, che si è sposata nel 2018 a ottobre al castello di Windsor, e quindi da lì sarebbe un po' ripartita però, la storia. No, non l'abbiamo ancora detto, Beatrice è figlia di Sara Ferguson e di Andrea. Sì. È una coppia non chiacchierata, di più. Perché Sara, la conoscete tutti, la conosciamo. Vabbè, tutti Sara. Insomma, Sara la russa ne ha fatte di cotte e di crude. E il marito, Andrea. Principe Andrea, in questo momento è sotto botta, come si dice, perché è coinvolto nello scandalo Epstein, giusto? Sì, Andrea, nel senso, noi puntiamo spesso il dito contro, la stampa punta spesso il dito contro Harry e Meghan. In realtà Harry e Meghan hanno solo un po' la testa calda. Le accuse contro Andrea di York sono molto più gravi. Lui è il figlio preferito della regina, in realtà è croce delizia, perché combina disastri da quando è piccolo, è il terzo figlio, è un figlio che ha molto abusato dei privilegi di essere figlio di sua madre, e mai non è mai stato all'altezza degli oneri richiesti. Cioè, Elisabetta, sto figlio, insomma, lo protegge, ma gli dà tanti pensieri. Ma certo, basta. Gli dà tanti pensieri. Perché si preferisce sempre il figlio più cattivello? Nel senso, è un figlio a cui lei ha permesso di crescere così, perché Andrea è nato molto dopo il primogenito Carlo e la secondogenita Anna, e quindi è stato viziatissimo fin da piccolo. Le sue frequentazioni sono sempre state discutibili, il suo amore per i viaggi a spese dei contribuenti anche quello, ma adesso lo scandalo Epstein lo vede coinvolto in in un rapporto sessuale con una minorenne, e la cosa grave è che lui avrebbe mentito o meno negando questa frequentazione con questa ragazzina. Ma addirittura dicono che è stato cancellato, allora, essendo un matrimonio segreto, già era segreto, quindi vabbè. Ma lui avrebbe accompagnato, usiamo il condizionale perché proprio non ce ne sono, certo, la figlia all'altare, però non è presente nelle foto, a differenza della mamma Elisabetta, che invece c'è. Beh,
nel senso, il coronavirus in questo caso per la famiglia reale inglese possiamo dire che è stata una mano santa, perché con le regole del distanziamento sociale era difficile mettere queste famiglie così numerose dentro una stessa foto, perché i genitori di Edoardo Mappelli sono a sua volta divorziati e quindi hanno tutti e due nuove mogli, quindi insomma diventava una foto, una nuova moglie, un nuovo marito. Però io voglio andare da Francesco, perché Francesco, come dire, anche lui è un super esperto. Il vestito di Beatrice, allora io ho insieme a De Locu, io ormai sono lo stilista da De Locu, cioè ormai mi occupo di supervisionare come è vestita, oggi mi piace molto il suo vestito. Ti ringrazio. No, no, ti ringrazio. È molto bello, ma lei il 90% dei vestiti sono bellissimi. 90% mi sento già offesa, ma va bene, vabbè, andiamo avanti. Io devo essere sincero, se non sarei un amico e un compagno, però è stato definito rivoluzionario. Allora io voglio capire bene, Francesco, un vestito di una signora agiatissima, principessa, figlia e nipote di reali, rivoluzionario, perché è rivoluzionario il figlio di Beatrice, il vestito di Beatrice? Ma Marcello, io direi che è stata rivoluzionaria tutta la dinamica di queste nozze reali. Lo vedi. Certo, a partire dal vestito, che è stato un prestito di sua maestà la regina, è una creazione dello stilista britannico Norman Hartnell, che sua maestà ha indossato in due occasioni, a una prima cinematografica nel 62 questo che e vediamo. Qualche anno dopo per l'inaugurazione dei lavori parlamentari qualche anno dopo. In realtà i tabloid britannici sono stati anche particolarmente cattivelli, insomma, dovendo trovare un difetto a questo matrimonio l'hanno definito il matrimonio del riciclo. In effetti Beatrice indossava, oltre al prestito, all'abito prestato da sua nonna, anche la fastosa fringe tiara appartenuta alla regina Mary, questa incredibile tiara di diamanti realizzata smontando una collana appartenuta alla regina Vittoria, quindi insomma un pezzo di altissima gioielleria che tra l'altro la stessa Elisabetta ha indossato alle sue nozze con Filippo nel 47, e tra l'altro Beatrice ha anche indossato un paio di scarpe di una nota maison italiana che già aveva sfoggiato a due matrimoni precedenti, tra cui il primo a quello di William e Kate. Però rivoluzionario direi che questo matrimonio lo è stato principalmente per due aspetti. Il primo è che è stato il primo matrimonio, diciamo, in epoca Covid della famiglia reale britannica, con tutte le dinamiche connesse che ha spiegato bene Lavinia. E poi perché lo sposo porta in dote, ed è anche questo un primato, un bimbo. Nel senso che Edoardo Mappelli Mozzi è un ragazzo padre, lo potremmo definire, vista la giovane età, non è proprio un ragazzino. E canterei subito Iannacci qua. Un giovane uomo che ha già un bimbo che si chiama Cristo, perché ha 4 anni e appunto dalla relazione con una designer Dara Wang di origini orientali, relazione che si è interrotta, diciamo, e anche qui si è molto chiacchierato poche settimane prima all'inizio della frequentazione ufficiale con Beatrice, quindi si è parlato di una anche praticamente uno speciale ci stai facendo, t'ho detto, stai facendo uno speciale un piccolo cortometraggio, e dunque insomma questo bimbo tra l'altro è stato un paggetto perfetto, e quindi è Beatrice si ritrova mamma e allo stesso tempo, anche se il termine non mi piace o non ci piace, anche matrigna. Insomma, vedi la perfezione del racconto, ogni sfumatura l'abbiamo avuta in questo zoom nella vita dei nostri reali. Io voglio andare subito da Gaia Servadio, che parliamo con lei dello sposo. Cosa si dice di Mappelli Mozzi a Londra, Gaia? Non è che si dica molto, anzi non si dice niente, perché più si dimentica questo matrimonio meglio è. Infatti è stato molto tenuto en cachette, nascosta la madre, la Fergona messa da una parte, il padre non ne parliamo, è stato quello, come diceva giustamente prima, il coronavirus ha salvato da molti trabocchetti che si sono scavati da solo la famiglia reale. Quindi di questo ragazzo, che certamente è un bellissimo ragazzo, che ha sposato una un po' scartata della famiglia reale, l'unica che tra l'altro è amata molto dalla regina, ma da nessun altro, perché queste due ragazze, come il padre, si sono sempre comportate malissimo, sguaiate come la madre, cioè dimenticando che un
ruolo ce l'avevano e che anche avevano anche delle belle somme alle spalle per mantenere un ruolo di dignità, eccetera. Invece l'unica cosa che ho trovato bello è il vestito. Il vestito è molto bello, bellissimo. È intelligente usare un vestito diciamo antico, che adesso sì, è una cosa invece di quelle cose hollywoodiane che abbiamo visto, e anche quella corona, che devo dire, quella tiara non è male, non è quella male tiara, io l'ho vista una volta. Rende qualsiasi persona non è bellissima, male per niente. Però scusami, io voglio capire una cosa, mi tocca difendere addirittura a me la famiglia reale, perché ho sentito accuse un po' dure, insomma, due ragazze sbagliate, sono due ragazze, ahimè, normali, ne vediamo di tutti i colori. Certo, nascere in Inghilterra figli di futuri re non è facilissimo, però addirittura sbagliate mi sembra un po' forte, io su questo sono più gentile. Invece io voglio parlare con la linea di questo ragazzo, Mapelli Mozzi, perché ho letto una sua dichiarazione oggi e mi ha colpito. Siamo una famiglia normale che fa i sacrifici come tutte le altre. Questa non l'ho capita, cioè io difendo i reali fino l'Elisabetta, fino anche alla morte, questa non ho, che vuol dire che sono normali come noi? Che non riescono ad arrivare a fine mese, perché gli do qualcosa, apriamo una linea, un bonifico, un fondo. Il coronavirus ha colpito duramente le tasche di sua maestà e del capito, questo dice che è milionario. Allora, anche lì lui ha è un immobiliarista. Vende case e compra case, giusto? Sì, di super lusso. Adesso però, nel senso, come quando nei giornali di Cronaca Rosa leggiamo che una starlet sta con l'imprenditore e bisognerebbe capire l'entità dell'imprenditore. Cioè, non siamo sicuri che sia ricco, questo non mi sta dicendo. Allora, la linea. Lui si dice devi che... Devi essere sincera con me, se mi devi far male, fammi male. Non è ricco, è povero. No, non credo, però adesso. Però quello che abbiamo capito dai suoi racconti è che lui ama i palazzi fin da piccoli, palazzi grandi e quindi suoi di proprietà. Quindi però hanno detto cosa c'è di meglio, adesso potrà vedere da vicino Buckingham Palace, Balmoral, Sandringham. Non è che io vendo, visto che sta in difficoltà, non arriva a fine mese. La linea, la domanda vera è: si amano? Brava. Sicuramente sì, sono giovani, la povera Beatrice arriva anche da una grande delusione d'amore perché è stata 10 anni fidanzata con questo signor Ma Clark. Ma si amano? La risposta è sì? Beh, lei penso di sì, lui forse ama anche molto il contesto. Ma vedi che lascia sempre il dubbio alla vita. Vabbè, io su questo, io devo dire, ne parleremo, non si può non tornare sulla famiglia reale. Facciamo, guarda, non abbiamo tempo, però gli auguri al piccolo Giorgio, sì, 7 anni auguri, oggi. Sì, auguri Giorgio, che ci guarda sempre, Figlio di Kit, giusto, sì, Giorgio? Il primo genito, il futuro primo re. Genio, quindi. Auguri Giorgio da tutti noi. Grazie, noi ringraziamo Giorgio, naturalmente Lavinia Orefici, Francesco Vicario e Gaia Servadio di essere stati con noi, perché affascina a me moltissimo.